Buongiorno, per Notizie Abruzzo siamo a Pescara in compagnia di Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore. Lei è presente stamattina tra i sindaci a sostegno dell'avvocato Giovanni Legnini. Allora, la manifestazione si è conclusa da poco, un suo giudizio? Ma a giudicare dalle presenze stracolma questa grande struttura è un buon inizio per Giovanni. Io ho definito lui l'uomo giusto nel posto giusto e nel momento giusto. Credo che di meglio l'Abruzzo non potesse aspirare e sono convinto che lui diventerà il prossimo presidente. Allora, Luciano Di Lorito, abbiamo detto sindaco di Spoltore, lei come sindaco quali sono le priorità per l'Abruzzo? Io ho dato il mio contributo questa mattina a questa bellissima iniziativa dicendo che tra i tanti punti che giustamente il presidente, il candidato presidente ha detto, ambiente, sanità, lavoro, agricoltura, ma dobbiamo aggiungere, credo, al primo posto dell'agenda del presidente il dissesto idrogeologico, una straordinaria manutenzione dei nostri territori che per troppo tempo è stato non fatto e quindi lasciano noi sindaci da novembre a marzo-aprile in un momento di grande fibrillazione, ma come dicevo, ma non perché non vogliamo assumerci le nostre responsabilità, ma perché non vogliamo ricadute negative per i nostri territori e i nostri cittadini. Allora, per concludere invece un suo augurio. Io mi auguro, al di là, io credo che non sia tanto un discorso di appartenenza politica, io auguro a Giovanni di essere il prossimo presidente della Regione Abruzzo, ma lo auguro anche da cittadino, da padre e quindi anche da sindaco della città di Spoltore. Me lo auguro perché penso, ma per nulla togliere agli altri, che lui sia proprio la persona giusta. Bene, ringraziamo Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore, esponente anche del Partito Democratico. È così? Com'è? Perché talvolta. Grazie a lei e buon lavoro.